volte ritornano. Finarte, storica casa d'asta italiana, riapre i battenti a Milano, nel quartiere di Brera. Il marchio rinasce per volontà di 6 investitori, provenienti da aziende leader e da prestigiose realtà, come Apple, McKinsey ed Amazon. Il nostro obiettivo attualmente è quello di far ripartire il canale d'aste in Italia per rilanciare il mercato dell'arte italiana. In Italia, ci piace dire, abbiamo la moda e siamo capaci di venderla, abbiamo il design e siamo capaci di venderlo nel mondo, abbiamo il food e più o meno siamo capaci di venderlo. Abbiamo l'arte e tutti diciamo che abbiamo il 50-70% dei beni patrimoniali culturali del mondo, ma non abbiamo un canale di vendita efficace. Le vendite importanti, che si chiamano Italian Sales, si fanno a Londra. La nostra ambizione è quella di far rinascere un canale che riesca ad operare in Italia. Il rilancio di Finarte nasce dalla convinzione che il patrimonio artistico possa diventare un'effettiva fonte di guadagno per il nostro paese, ma che necessiti di una sapiente linea manageriale e di strutture al passo coi tempi. Le possibilità dell'online consentono di avere i cataloghi digitalizzati, visti in tutto il mondo. Esistono delle piattaforme abbastanza tradizionali oramai come Artprice e Artnet, che sicuramente utilizzeremo. Dopodiché consentono anche bid online, la possibilità di raccogliere le offerte online. L'attività sarà affidata a 4 dipartimenti, dai dipinti antichi all'Ottocento, dalla fotografia all'arte moderna e contemporanea, con un occhio di riguardo proprio per quest'ultima. Negli ultimi anni l'arte italiana del dopoguerra ha avuto un ruolo da protagonista nelle aste internazionali. Nel 2014, a Londra, gli Italian Sales hanno raggiunto cifre da record. Da Fontana a Castellani, da Bonalumi al fenomeno Schegci, fino al monocromo bianco di Piero Manzoni, battuto per 15 milioni di euro. In linea con i trend del mercato, Finarte dedicherà particolare attenzione all'arte contemporanea, con l'obiettivo di offrire alla clientela una scelta eterogenea, fra artisti storicizzati e talenti da riscoprire. Ci sono delle correnti ancora, diciamo, non molto esplorate, soprattutto dalle majors a Londra e New York, che possono essere l'arte cinetica, tutta l'arte optical. Il movimento corrente, andando un pochino indietro, è un movimento che non è molto, molto esplorato ancora e che ha delle quotazioni ancora molto basse, per cui sicuramente è uno dei movimenti sui quali Finarte si concentrerà. La nuova sede di Brera è stata inaugurata con una presentazione. Protagoniste della serata, ovviamente, le opere d'arte. L'attività di Finarte comincerà ad ottobre con un'asta eccezionale. La prima asta che noi faremo a ottobre di quest'anno sarà un'unica grande asta che coprirà, diciamo, tutte le varie fasi dell'arte italiana dal 200, quindi dai Fonti Oro, ad oggi, con però un focus appunto su il Novecento italiano e l'arte contemporanea, proprio perché, come dicevo, questa è la tendenza del collezionismo. Occhi puntati dunque sul nuovo martelletto di Finarte per il ritorno di un pezzo di storia italiana.